Sono Alessandra Quatta e stasera voglio raccontarvi un po' della mia storia. Io sono salentina e abbiamo con papà, mio padre Claudio, una cantina Emera a Lizzano, sulla costa ionica a sud di Taranto. Ed è una terra di grandi rossi, la Puglia si sa, ha sempre un prodotto primitivo, negro-amaro. Negli ultimi anni sono iniziate tante piccole sfide dei produttori. La nostra sfida è stata quella di portare dei vini bianchi di grande qualità, un po' perché questo è possibile grazie alla tecnologia che è stata introdotta nelle cantine, quindi si può far fronte alle grandi temperature che si raggiungono durante l'estate. Dall'altra parte la sfida è stata quella di coltivare vitigni autoctoni come il Fiano, ma anche vitigni internazionali che possono raggiungere un più vasto bacino di amanti del vino. Allora con Anima di Chardonnay abbiamo voluto iniziare un percorso molto particolare, quello di Anima, che sono le nostre linee in purezza, quindi arrivare all'anima del vitigno, all'anima della sua espressione, ma anche questa etichetta particolare, vedete che si chiama Revolution. Revolution perché già la produzione di vini bianchi non fa parte della cultura di tutti, ma soprattutto quella di bere vini d'annata. E Revolution è uno Chardonnay che esce sul mercato dopo 12 mesi di affinamento in bottiglia, momento in cui lo Chardonnay ha espresso un certo carattere e delle aromaticità che non sono immediate, quindi non si possono trovare in un vino giovane. E in questa etichetta raccontiamo anche la suggestione di un viaggio, un viaggio in Islanda, nei territori delle Northern Lights, l'aurora boreale, che rappresenta un momento in cui abbiamo avuto voglia di reinterpretare lo Chardonnay, quindi in una terra dove si bevono Chardonnay diversi, ci è venuta l'ispirazione per iniziare la nostra piccola sfida pugliese e quindi oggi goderci questo Chardonnay che racconta di un vitigno amato in tutto il mondo, ma con un gusto tutto salentino e con il calore delle nostre terre.